Dovrebbe fare abbastanza male. Ufficialmente 1,88 tutti e due, però sembra un pochino più alto in realtà Mattia Faraoni. Una manciata di centimetri in più. Pronti per partire. Faraoni contro Ventura per il ritorno alla box di Faraoni. Dopo 2 anni interamente dedicati alla kickboxing, dove è diventato campione del mondo ISCA, riparte anche con la box. Abbiamo detto fermo da 4 anni a livello di box Ventura, fermo da 2 Faraoni, quindi il fattore inattività riguarda tutti e due, anche se poi tutti e due hanno combattuto in altre discipline, quindi comunque sul ring ci sono sempre saliti. In avanti Ventura, provato il diretto al corpo di Faraoni. Primo coro del pubblico per Faraoni, che scuote la testa sul sinistro di Ventura. Ho parlato con Mattia un paio di giorni fa e mi ha detto che non sa che cosa aspettarsi da Ventura, perché è tendenzialmente un pugile che ha sempre combattuto alla media lunga distanza, gli piace fare così, però c'era la possibilità, secondo Mattia Faraoni, che Ventura cercasse un avvio aggressivo. Ci sta provando Ventura, cerca di avvicinarsi infatti. Il jab di Ventura. Controlla bene la situazione qui Faraoni. Abbiamo commentato un paio di mesi fa anche suo fratello Francesco, che ha fatto un grande match a Tivoli nella notte dell'Europeo tra Mauro Forte e Francesco Grandelli. Prova a lavorare col sinistro Faraoni. Poi cerca anche il diretto destro. Buona l'idea qui di Faraoni, però è stato bravo Ventura a mandarlo a vuoto. Mobile sulle gambe in questo avvio Faraoni. Ventura che ha preso il centro del ring e cerca di attaccare. Adesso arriva a segno lui con un jab. Poi risponde Faraoni. Bella combinazione. 1-2 e poi gancio sinistro. Parzialmente a segno. Riuscito a smorzare i colpi con i guanti Ventura. Però è stata la prima azione significativa da parte di Faraoni, che adesso prova un paio di jab. Insiste Ventura, vicino alle corde per un attimo Faraoni. Ora ancora Ventura, prova a rispondere da vicino Faraoni. Vuoto col sinistro, poi ha toccato con un jab. Con il jab Faraoni. Adesso mani basse, indietreggiando, si chiude la prima ripresa. Partito abbastanza bene Ventura. Qui andiamo a rivedere un'azione di Faraoni con un montante sotto. Poi con questo tentativo anche con il diretto destro. Ha lavorato un po' di più Ventura. Qualche colpo buono l'ha messo anche Faraoni. Dunque primo round sostanzialmente equilibrato e sostanzialmente di studio. Ecco qui l'angolo di Faraoni. Mattioli Ascani. Qui passiamo su Ventura invece. Ripeto, dell'esperienza anche a livello altissimo, perché ha combattuto con Dorticos, che era un pugile di livello mondiale 10 anni fa, poi Rakim Chakiev e Alexei Yegorov, 2 sfide in Russia per Ventura 5-6 anni fa. Con Yegorov perse per KO, con Chakiev fece un grande match, perse i punti ma di poco. Parte forte qui Faraoni, ha provato la serie a 2 mani. Ancora Faraoni, gancio destro e poi lavora al corpo. Cambiato atteggiamento Faraoni, adesso è più aggressivo. Questo match fondamentale per capire lo stato attuale di forma del pugilato dopo 2 anni di stop.
ripeto, l'obiettivo è entro la fine del 2023 fare una difesa importante, come l'ha definita lui, del mondiale della kick, e poi nel 2024 gli piacerebbe combattere a livello internazionale per qualche titolo nel pugilato. E questo è quello che ha in mente Faraone. Per questa ragione è un test importante questo, proprio per capire lo stato dei lavori al momento. Con il jab dal centro del ring Faraoni, che cerca anche di mettere il destro. Si è spostato bene Ventura. L'arco del braccio indietreggiando Faraoni. Un gesto di sfida nei confronti di Ventura, che adesso prova a farsi strada con una combinazione al corpo. Si chiude bene però Faraoni. Un paio di jab precisi. Tre con questo. Buono il lavoro di Faraoni. Poi prova l'1-2, qui si è chiuso bene però Ventura, che ha provato a ripartire. Attento però Faraone a fare un passo indietro, al momento giusto. Si fa sentire il pubblico per Faraoni. Uno dei volti del fighting italiano, bravissimo anche a farsi conoscere fuori dal ring, con i lavori su YouTube, in generale sui social. Personaggio molto solare, molto positivo, ma suscita simpatia. E quindi ha tanto seguito. In avanti in maniera un po' scomposta qui Ventura. Mette un po' di ordine con il sinistro Faraoni. Due jab, poi ha cercato anche il gancio. Bene il jab, non precisissimo invece il gancio. Ci prova Ventura, allora si chiude Faraoni. Ancora Ventura da vicino. Blocca però Faraoni. Attenzione al gancio sinistro di Ventura, abbastanza pericoloso, gli era completamente scoperto Faraoni. Fortunatamente era un po' corto quel colpo, però ha rischiato qualcosa. Qui tutti e due con il jab, centro del ring. Altra ripresa abbastanza equilibrata. Ci hanno provato tutte e due. Partito bene Faraoni, poi nella seconda parte del round ha fatto bene anche Ventura. Il sinistro e destro di Mattia. E poi la risposta di Ventura da vicino, colpi sopra e sotto. Faccio un saluto intanto ad Emanuele Blandamura, un altro dei nostri pugili. Si è ritirato un paio di anni fa Emanuele. E ricorda che qui, in questo palazzetto, vinse il titolo italiano contro Manuel Ernesti nel primo vero appuntamento con la box che conta. Grazie tanto Emanuele per aver scritto. E sì, me lo ricordo dell'incontro. Cos'è, il 2010 forse? Forse anche prima. Comunque grazie mille Emanuele. E continuate a scrivere, fatevi sentire, venite su Facebook e dite tutto quello che volete. Importante questa terza ripresa perché le prime due sono state, ripeto, sostanzialmente equilibrate. Quindi sarebbe l'ideale per Faraoni riuscire a fare qualcosa in più in questo round. Prova ad avanzare Ventura. Cerca di controllarlo con il jab Faraoni. Sta usando tanto il sinistro. Lo sta usando bene. Vicino alle corde adesso Faraoni. Ancora un paio di sinistri, esce bene. Continua a farsi sotto però Ventura. Insiste con il jab Faraoni, poi arriva quello di Ventura. Qui ha provato a scaricare il destro Faraoni. Troppo corto però. Pressione di Ventura, a vuoto però con il destro, un po' troppo macchinoso Ventura. Prova il gancio sinistro in uscita, bene Faraoni, spostandosi dalle corde, buona azione qui di Mattia. Poi si riparte dal centro del ring.
ancora il sinistro di Faraoni. Qui ha perso l'equilibrio, dopo essere andato a vuoto con un gancio Faraoni. Deve stare attento. Ventura lavora al corpo, si avvicina a Faraoni, però occhio perché è più attivo Ventura in questa fase. Sembra un po' appannato qui Faraoni, un po' stanco forse. Vediamo quello che succede. Qui prova a caricare il destro Faraoni. Una fase abbastanza favorevole per Ventura poco fa. Poi riprende a lavorare con il jab Faraoni. Riesce a toccare Ventura. Ancora bello il sinistro di Faraoni qui, un pieno sul volto di Ventura. Poi a vuoto invece con il destro. Fa fatica a trovare la misura con il diretto. Prova l'1-2. Assegno col sinistro, a vuoto di poco con il destro. Sorride tornando all'angolo Faraoni, che ha spiegato in questi giorni l'importanza di combattere qui, dato che come un cerchio che si chiude, perché se vi ricordate lo scorso anno doveva fare un match importante di chicca proprio qui a Ostia, ma era la volta che si era sentito male dopo il peso, perché aveva tirato troppo con il taglio. Era finito addirittura in ospedale Mattia, il problema era abbastanza pesante, poi fortunatamente si è ripreso, però chiaramente quell'incontro saltò. Il per lui è fondamentale chiudere questo cerchio, riuscire a vincere questo incontro qui, dove lo scorso anno è successo un episodio che poteva avere risvolti drammatici. Quarto round, Faraoni prova subito a lavorare con il suo sinistro, cerca il gancio destro invece Hamilton Ventura, ancora attenzione perché qui è arrivato bene Ventura, prova ad insistere, costretto a legare qui Mattia Faraoni, leggermente in difficoltà, adesso fa segno a Ventura di farsi sotto Faraoni, cerca la risposta di carattere, buono il destro di Faraoni, non è un incontro semplice. Ventura è molto esperto e ripeto, le mani sono piuttosto pesanti. Si è visto poco fa, ha messo un gancio destro, per un attimo è andato in crisi Faraoni. Buono questo diretto di Mattia Faraoni. Vediamo se riesce a dare un po' di continuità all'azione. Un cassotto con il jab Ventura, poi cerca anche il diretto, qui lega Faraoni. Un po' di fatica qui per Faraoni a trovare la misura giusta. Centro del ring, occhio a Ventura, pericoloso con i suoi ganci. Prova a ripartire Faraoni. Impreciso però con il destro qui. Ancora in avanti Ventura. E qui ha cercato il gancio sinistro. Jab di Ventura. Scuote la testa Faraoni. Però l'ha preso in pieno. Poi riparte Faraoni con il destro. Ultimo minuto del quarto round, ancora Ventura a lavorare da vicino, quindi Faraoni destro e poi buon montante sinistro al corpo di Ventura, attacca ancora Ventura, va a controllarlo con il jab spostandosi vicino alle corde Faraoni, mani giù per lui, abbastanza rischioso però evidentemente si sente sicuro. Un'occhiata all'angolo qui da parte di Faraoni, per carpire qualche consiglio da Mattioli Ascani.
Ancora si gira verso l'angolo, vedete. Cerca i consigli dell'angolo Faraoni, mentre avanza ancora Ventura. Tanta pressione in questo round da parte di Ventura, che probabilmente se lo ha giudicato. Partito subito forte in questo round Ventura, e poi ha sempre costruito lui. Leggermente in affanno Faraoni, ha provato le sue risposte, questo è stato un ottimo montante al corpo, però in questa ripresa ha lavorato meglio Ventura. Non è un grande segnale anche il fatto che si sia voltato due volte ad azione in corso verso l'angolo Mattia Faraoni. Match impegnativo, match abbastanza complicato. Prime riprese equilibrate. E poi la quarta, secondo me, l'ha vinta Ventura in maniera abbastanza chiara. Potrebbero essere lì. Importante che Mattia faccia bene la quinta e la sesta, perché il match si decide in questi ultimi due round. Quindi c'è lo spazio per lavorare. Troppo vicini. Quindi l'arbitro li separa, si riparte dal centro del ring. Ventura con un montante da vicino. Prova a rispondere adesso Mattia Faraoni. Buono il destro. Applausi del pubblico per Faraoni. Alle corde adesso Ventura. Prova a usare il corpo per tenerlo lì Faraoni. Chiama il break l'arbitro. Adesso si riparte. Destro di Ventura. Poi anche gancio sinistro. Attenzione. Preso due colpi qui Mattia Faraoni. Prova ancora il diretto destro Faraoni. Il pubblico continua a cercare di spingere Faraoni, che poco fa è riuscito a mettere un buon diretto. Però ci vorrebbe un cambio di passo. Continua ad avanzare Ventura. Ancora pressione da parte sua, qui bravo a evitare Faraoni. Mani giù, ha avuto un buon riflesso difensivo. Impreciso con questo gancio sinistro però Mattia. E poi prova a legare da vicino. Cerca di approfittarne Ventura. Ultimo minuto del round. Sarebbe molto importante mettere un paio di colpi buoni, puliti, per convincere i giudici in questa quinta ripresa. Gira vicino alle corde Faraoni. Arriva il jab di Ventura. Quando ha rischiato l'incrocio, però sono andate a vuoto tutti e due. Sembra stanco Mattia, respira a bocca aperta, ha perso un po' di rapidità. Cerca il diretto Faraoni, poi si sposta ancora vicino alle corde. Assegno a Ventura di farsi sotto qui Faraoni. Prova il gancio Ventura, bravo Mattia ad abbassarsi. E questa è un'altra ripresa dove secondo me come numero di colpi a segno sono lì. Non ne hanno messi tanti puliti nessuno dei due. Sono arrivati un paio di destri di Faraoni e un paio di colpi anche da parte di Ventura, che da vicino lavora un po' di più. Poi quando c'è lo spazio, quando c'è la distanza, Faraoni viene fuori. Però da vicino Ventura riesce sempre a mettere un po' di colpi in più, anche al corpo. Fondamentale chiudere bene, fare bene l'ultimo round e poi sentiremo il verdetto dei giudici.
È un match secondo me molto tirato, i ritmi non sono particolarmente alti e le azioni a segno, le azioni pulite non sono più tante, però è un match tirato, un match intenso, ripeto, perché potrebbero essere lì. Buono jab di Faraone, è stampato sul volto di Ventura, poi un altro, partito bene in quest'ultimo round Mattia Faraone. Prova a toccare sotto con il sinistro Ventura. Cerca l'1-2 Faraoni, poi una finta da parte sua. Avanza a piccoli passi Ventura. Qui lo controlla bene Faraoni. Ancora mobile sulle gambe Faraoni. Qui si ferma, attenzione, vediamo se parte lui. Ci prova, lavora bene sotto con un montante sinistro Faraoni. Poi occhio al gancio di Ventura, pericoloso, era scoperto Mattia. Quindi il diretto sempre da parte di Ventura, che adesso un po' di malizia usando l'avambraccio sul collo di Faraoni. Quindi si torna a centro ring, solo per un attimo però, perché riprende a spingere Ventura. Scuote la testa Faraoni sull'attacco di Ventura. È stanco Mattia, che qui ha bisogno di legare. Poi fa segno di farsi sotto a Ventura. Ci prova Faraoni qui da vicino. Si è chiuso bene Ventura, che adesso riparte. Bravo Faraoni in difesa, poi cerca anche di rientrare. Buona schivata sul destro di Ventura, poi ottima l'idea sul rientro, che se lì però non ha trovato il bersaglio. Ci ha provato prima Faraoni, poi ha cercato di replicare Ventura. Ultimo minuto! Vediamo quello che succede, 1-2 di Faraoni. Poi un paio di jab. Sulla pressione ancora una volta di Hamilton Ventura. Gancio destro di Ventura da vicino. E poi gancio destro di Mattia Faraoni. 20 secondi al termine. Non c'è spazio per lavorare qui. Sono troppo vicini, allora interviene l'arbitro. Molto importante mettere qualche colpo pulito in questi ultimissimi secondi. Viene sotto Ventura. Prova il destro Faraoni, parzialmente a segno. Termine dell'incontro. E finisce qui. Esulta Faraoni. E Ventura va a salutare il team di Mattia. Italo Mattioli. E Gigi Ascani. Tra poco arriviamo sul verdetto. È stato un match abbastanza complicato, forse più complicato di quello che potevamo aspettarci. Tante riprese equilibrate, la quarta secondo me di Ventura e l'ultima secondo me di Mattia Faraoni. Comunque potrebbero essere lì. Ha lavorato bene con il sinistro a tratti Mattia Faraoni, ha fatto un po' più di fatica invece a mettere il destro. Era un incontro delicato da tanti punti di vista, perché comunque combatteva come pugile da più di 2 anni e quindi è sempre difficile questo tipo di situazione, anche se poi si è tenuto attivo con la kick, ma completamente diverso da tanti punti di vista. Adesso chiama l'applauso del pubblico Faraoni. Mentre c'è Ciccalone lì che filma con la sua videocamera, lo vedete? Uscirà un video su YouTube senz'altro a breve, lo aspettiamo. Sono una bella coppia, sono simpatici e sono empatici, quindi piacciono tanto. E poi sono impegnati, come spiega spesso Mattia Faraoni, in un lavoro anche di carattere sociale, dove parlano di realtà difficili, cercano di raccontare storie di persone
che sono poco fortunate nella vita e soprattutto storie di riscatto di tante persone che sono andate a conoscere personalmente. Poi Mattia viene chiamato in diverse scuole, cerca di motivare i ragazzi. Ladies and gentlemen, siamo al verdetto. Fa tante cose buone. Vince questo incontro ai punti. E vince lui. Ai punti, naturalmente, Mattia Faraoni ce la fa. Credeva di aver vinto Ventura, aveva alzato il braccio, ma i giudici hanno deciso che ha vinto Faraoni. Una cosa al volo. Sentiamolo. Una cosa, regà. Volevo